Presidente Allegri, come sono andati questi primi 2 giorni di accoglienza per i nuovi profughi? Ma direi tutto sommato bene, nonostante qualche prima difficoltà iniziale dovuta soprattutto alla lingua, alla difficoltà di comunicazione e alla diffidenza di questi ragazzi. Sono ragazzi giovanissimi che hanno fatto un lungo viaggio, si sono trovati qui di notte in un posto che non conoscevano e quindi c'è stata una prima difficoltà iniziale, però tutto sommato è stata superata brillantemente e adesso la situazione è completamente sotto controllo. Si sa quanto si fermeranno e se sono destinati, se loro vogliono andare in paesi del nord Europa, come è successo nella prima ondata, tra virgolette, di profughi arrivati ad Homo? Sì, sappiamo che hanno effettuato tutti i controlli necessari con le forze dell'ordine, eccetera, eccetera. Adesso loro possono viaggiare sul territorio nazionale, sono liberi cittadini. Hanno espresso la volontà di andare nei paesi del nord Europa, quindi Germania, Norvegia, eccetera, eccetera. Ci sono parecchie donne? Sì, ci sono 3 donne, di cui 2 in gravidanza e 12 uomini, ma sono ragazzi, hanno tutti attorno ai 18 anni, sono giovanissimi. In futuro il CIS si appoggerà sempre alla prateria se dovessero esserci nuovi arrivi? E se anche la prateria darà la sua disponibilità, questa mi sembra che sia una collocazione ottimale per una dimensione di 15-20 persone. Non sappiamo cosa ci riserverà il futuro, anche perché gli sbarchi, sembra che se i numeri sono quelli che girano sui telegiornali nazionali, purtroppo dovremo prepararci ad affrontare altre emergenze.